Si è concluso con un bagno di folla il progetto Yoga a Scuola promosso dal Centro Studi Karate del presidente Vincenzo Orsino e stato offerto gratuitamente a tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia. La manifestazione finale, denominata Festa dello Sport, si è svolta presso il campo sportivo di Roccella Ionica grazie al patrocinio della stessa amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Giuseppe Certomà e dell'assessore allo sport Alessandra Cianflone. Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo dalla dirigente scolastica dell'istituto e ha coinvolto oltre 80 bambini. Iniziato nel mese di marzo, dichiara il presidente Vincenzo Orsino, ha visto una partecipazione attiva di tutti i bimbi di età compresa tra i 5 e i 3 anni. La pratica dello yoga aiuta i più piccoli a essere consapevoli del proprio corpo e dell'importanza della respirazione, a sviluppare un comportamento altruista e a prendere l'importanza del rispetto degli altri e del pianeta. La lezione dello yoga a bimbi è legata molto al gioco e al movimento, è una disciplina dinamica e non statica. Per i bambini gioco anche la meditazione e il rilassamento, tutto è in relazione all'età e al grado di attenzione. Le posizioni sono state selezionate e inserite nelle fiabe, quali l'albero importante per l'equilibrio e la concentrazione, il leone per la forza, il cobra, il serpente, la stella, il pesciolino e così via. Tutto ciò con sottofondi musicali e rilassanti. L'obiettivo delle lezioni è stato quello di aiutare il bambino a riconoscere attraverso il gioco parti di sé. Il cuore che batte lento e forte, i polmoni che ci aiutano nella respirazione lenta, veloce, profonda e superficiale, le varie parti del corpo. In ogni classe si è lavorato sulla percezione e la consapevolezza del respiro, sull'equilibrio, sulla libertà di movimento e sulla singola espressione corporea, inoltre sull'espressione delle proprie emozioni.